La prima esperienza in Abruzzo ed è la mia prima esperienza da questore. Infatti, approfitto anche per ringraziare il capo della polizia, il direttore generale della pubblica sicurezza, per avermi dato questa opportunità. Mi accingo con molta responsabilità a questo nuovo ruolo. Intendo chiaramente proseguire sulla linea tracciata dal mio predecessore, che ha fatto molto bene, quindi mi ha lasciato un'eredità pesante e quindi dovrò cercare almeno di eguagliarla. Cosa dire? L'istituzione Polizia di Stato è un'istituzione vicina alle persone, per cui il messaggio che grazie a voi e tramite voi voglio dare alla cittadinanza è di sapere che la Polizia di Stato, la Questura di Teramo, ma il Dipartimento della Pubblica Sicurezza è vicino a tutte le esigenze di tutti. La Questura è aperta, il mio ufficio sarà sempre aperto, quindi per qualunque esigenza si sappia che noi ci saremo. Il questore Pennella le ha dato qualche indicazione particolare? Sì, il professor Pennella mi ha dato indicazioni, chiaramente sto studiando e insomma vedremo, nei prossimi giorni incominceremo a mettere un po' sul campo queste idee. La guardia non va mai abbassata, evidentemente ci sono problematiche, ci sono esigenze diverse in ogni territorio. La nostra capacità deve essere quella di interpretare queste capacità e di far fronte alle eventuali emergenze. Sicuramente il mio intento è quello di essere, ripeto, vicino ai cittadini, una polizia di prossimità, una polizia visibile, una polizia che sia particolarmente attenta ai fenomeni di violenza sulle fasce deboli, su quello chiaramente presteremo la massima attenzione. Poi aspetto di avere dai miei colleghi funzionari indicazioni su quali emergenze o quali problematiche affrontare, ma le affronteremo tutte. Ripeto, la certezza deve essere quella che la Polizia di Stato è vicino al cittadino. Quello è un messaggio che dobbiamo dare, ma lo dobbiamo tramutare poi in fatti concreti, oltre al di là dei proclami, cosa che senz'altro faremo.